continua l'emergenza del Bari, anche oggi 5 indisponibili. Per questo confronto diretto in zona retrocessione, Ventura sposta Masiello nel ruolo di centrocampista a destra. In attacco coppia inedita formata da due baresi, Caputo e Rana. Il Cesena proviene da 5 sconfitte consecutive in trasferta. Ficcadenti conferma il 4-3-3, a centrocampo Schelotto al posto di Appia, in avanti la fantasia di Jimenez, la potenza di Bogdani e la velocità di Giaccherini. Arbitra Paolo Tagliavento di Terni, 93esima direzione in Serie A, assistenti Maggiani e Alessandroni. Da fuori occhio a Colucci, però non è che finisce sul fondo, si è coordinato bene il capitano, ma ha colpito come ha potuto, di potenza ma non di precisione. Arriva ora il fischio di Tagliavento, 0-0 quindi al termine del primo tempo, una gara certamente non brillante, non bella. Stocco di Rana per Caputo che prolunga per Pulsetti, c'è Alvarez dentro, rientra Alvarez con il destro sul fondo, bella azione però del Bari. Arriva Giaccherini in qualche modo, poi Jimenez punta l'uomo, Jimenez l'appoggio su Giaccherini, è costretto a rincorrere un po' il pallone, prova il destro a incrociare e c'è l'intervento straordinario di Masiello in anticipo su Schelotto che era tutto solo. Giaccherini è bravo a mettere dentro ed è ottimo Masiello in anticipo su Mattias Ezechiel Schelotto che era tutto solo, poteva battere a rete. Carica a sinistro Donati, poi il pallone in verticale, il destro raso terra di Caputo, è attento però Antonioli. Luis Jimenez prova la percussione in verticale per Budan, si prova a girare Budan, c'è Rossi, lo tiene lì, allora Jimenez si porta il pallone dietro, calcio di rigore, fallo evidente di Donati. Quando siamo al 17° del secondo tempo, Colucci contro Gillet, fischia Tagliavento, parte Colucci con il destro, non può sbagliare, potentissimo, 1-0 Cesena. Ancora Masiello, pallone di ritorno per lui, prova a passare in mezzo agli avversari, pallone dentro per Rivas, pallone dentro, il gol di Caputo, 1-1, c'è il pareggio immediato del Bari dopo un minuto dal vantaggio del Cesena. Caputo qui che per andare a festeggiare colpisce anche un compagno sul volto. Rivas appena entrato, assist man per il gol di Caputo, cambio azzeccato per Ventura. Pallone profondo, cercare lo scatto di Caputo, c'è Benolan che va vuoto, Caputo a girare di pochissimo al lato, che errore di Benolan però. Pallone che sta per filtrare, recupera Almiron, grande apertura per Edgar Alvarez, serve il piazzamento dei compagni, pallone dentro, stacca Rivas sul fondo di pochissimo. Giaccherini prova a rientrare sul sinistro, in verticale per Budan, scambiano i due, ancora Budan in posizione regolare, Budan, Gillet salva il risultato allo scadere. È pronto a partire con il sinistro Fatic dalla bandierina, pallone dentro, il colpo di testa di pochissimo alto cercato da Igor Budan, finisce 1-1 i gol per il Cesena di Colucci su calcio di rigore, per il Bari di Caputo.